una realtà consolidata e affermata sul nostro territorio, che negli ultimi anni ha condiviso con noi momenti belli e meno belli del nostro percorso. Un particolare grazie va a Maria Michela e al governatore Giuseppe De Stefano. Allora, però un forte applauso va al gruppo Folk di Agerola, un applauso a loro, al Comitato Festa. E un grazie va a chi stasera ha voluto che io sia qui all'Azzurra Spettacolo di Giovanni Prignola, un grande impresario, un applauso a lui, un applauso a lui. Allora sentite, io mi sento poco cucciolillo con l'applauso. Voi sapete che l'applauso per l'artista è una cosa importante, ne fate uno buono, uno, due, tre. Ah, così, ecco qua, c'è diverso, scusatemi le spalle. Allora, voi sapete che noi al sud, rispetto a quelli del nord, siamo un attimo agevolati rispetto alle risate, alle cose, perché loro hanno più forza a teatro, hanno più forza in dei locali. Noi le risate più belle dove ce le facciamo? Dal medico, supermercato, in mezzo alla strada. Ma per farvi capire, mentre venivamo qua, ci seguiva una signora che camminava con la macchina in coppa marciapiede. O vince la fermata, detto, signora, ma con tanto spazio a Gerro, lui camminava con la macchina in coppa marciapiede. La signora ha detto, Mariscia, non mi dice niente, è una settimana che mi faccio via la patente, non mi sento ancora di camminare per mezza via. E così ci hanno bloccato. Poi ho parcheggiato la macchina in divieto di sosta, non so manco ci sa, in una macchina è arrivata una vigilessa, una bella vigilessa. È arrivata vicino alla macchina e ha fatto, sono 39 euro, io la giuro, sai, nascono per strada. Poi dice, vabbè, non mi prendo la macchina, ma mi piglio l'umano. Ieri stavo a Napoli, stavo sulla fermata dell'autobus, a un certo punto passo il pullman e un signore correva appresso. Cioè ti aspettate, ma vedi che lato pullman? Cioè ti no, io oggi corro appresso a Cristo. Cioè ti scusate, ma perché da correre per forza appresso a Cristo? Cioè ti giovino che l'uomo pullman si hanno rubato, io sono l'autista. Così ti nascono per strada. Però, oh, sentite, questo applauso è un applauso a macchia di leopardo, è una chiave che vi dico qualcosa. Siate fava, ci te lo buono, uno, due, tre, benissimo, dai mi scarpo per la porta. E le cose vanno meglio, benissimo, grazie padre. Però voi sapete che il cabaret è un'arte teatrale anche un attimino più colorita. È vero che siamo davanti alla chiesa, facciamo un applauso al parroco che ha rotto un scomunico sicuramente. E il cabaret è un attimo più colorito, ci sta qualche parolina, mica vi scandalizzate. Sicuro? Io vado facile? Benissimo, allora io voglio ringraziare chi mi ha presentandomi come vincitore della l'ultima, attore di scherzi a parte, però giustamente qualcuno mi conosce perché mi ha visto in televisione, ma giustamente c'è stato qualcuno che non mi sapeva proprio. Ma addirittura quando ho iniziato qualche spettacolo, qualcuno mi ha detto quello non mi sembra un cabarettista. Guardate che è il massimo, ma non significa niente. Che pure io quando ho conosciuto la mia ragazza all'inizio, mica mi pareva una zoccola a me. Ma poi i tempi cambiano, vedete come cambiano le mode, cambia il modo di vestire dei ragazzi, io qua ne vedo tanti. Fate un applauso ai bambini di Agerola, fate un applauso che sono il nostro futuro. Vedete ragazzi, voi siete una preoccupazione per i genitori. Ma specialmente per il papà, per la figlia femmina è geloso, perché vorrebbe sapere quando esce, chi frequenta, come si veste, perché poi voi ragazzi avete una prerogativa. A casa vi vestite in una maniera, quando uscite vi imbarnacchiate tutte in adufate. E uno volesse sapere, io mo ho due figlie femmine, l'altra sera le ho seguite, a che tipo sfizia ci avrei chiesto con chi se la fanno, come si vestono, come sono entrati in questo locale, o prima che mi ha acchiappato stavo tutto ubriaco. Azza gente, cominciamo pure. Ma questo doveva andare in bagno, il bagno era facilmente raggiungibile, giù a delle scale. A destra il bagno delle femmine e a sinistra il bagno degli uomini. Questo nudo pronto per fare pipino sbaglia il bagno, tra 70 kg le femmine. Calla ci sia una guagliona che dice, tu è bello, ma questo è per le femmine. E ti sei già capito, bella. E questo per chi è? Ma poi c'è la moda del tatuaggio. Ormai sti guaglioni si fanno certi tatuaggi enormi, a parte si pizzano piercing per tutte parti, coppa la lingua, coppa un naso, coppa l'uocchio, coppa l'ombellino, ma poi fanno a gara a chi tiene un tatuaggio più grosso. E sta ragazza teneva due tatuaggi, uno coppa la coscia destra e uno coppa la coscia sinistra. A che viene scritto buon anno e a che buon Natale? E certo non è niente. Ma come tengono pochi tempi? E da già venire a trovare mezzo e festa, da già venire a trovare. Però vedete poi come cambiano le cose, come cambiano. Io farei un applauso invece a tutti i ricercatori, ai medici ricercatori che stanno scoprendo tutte queste malattie genetiche, stanno scoprendo nuovi medicinali. E un grosso applauso io lo farei a chi ha inventato Viagra. Ma io facessi un applauso esagerato. Perché qua vedo una prima fila, non c'è male. Quando era stato Sanna?
un signore sa sappiare pure un po' bastone, ha detto, frato mio, ma che ne sa? Io tengo a tubetto, tengo, a supposto pure, sta qualcuno che so mette a supposto! Ma quando sbaglia a stranzo cazzo caga, cammina così a roppe! Dovete fare attenzione! Facete attenzione perché non è una cosa semplice! Perché è vero che ha fatto la felicità di tanti uomini, ma ha contentezza pure parecchie mogliere! Che prima è stabilito il marito, si metteva in torretto, pigliava proprio sonno, invece mo si sente pure un attimino più ringalluzzito. Però tu devi sapere che questa pillola non è che tu la assumi, te la pigli e funziona subito. No, a me ne è da passare una mezz'oretta. Mo mia moglie, per vedere se questa pillola funzionava veramente, ieri sera mi ha sbriciolato una pillola di Viagra in due piatti che spaghetti che vongola. Mi dovete credere, quando mi ha portato un piatto a tavola e spaghetti stavano ritti così, io il vongolo mi spatteva di mano, mi spatteva. Ma lo scherzo più bello, sentite, si ha da fare l'applauso facile, perché io ne scivo. Grazie. I miei nipotini hanno fatto lo scherzo più bello. Hanno sbriciolato 5 pillole di Viagra in due piatti, brorro nonna. O nonno non abbiate manco un primo cucchiaio, bro. Si è fatto russo russo. È entrato in bagno e è uscito con cazzo tutto infuso. Cacito no? Ma che è successo? Ma che sta tomba? Ma che cazzo ne sai? Ti ne ci piace manco un primo cucchiaio, bro. Prima ci sono tutta una palla di fuoco, una caina d'acca. Ho pensato, vabbè, forse devo fare pipì. Sono entrato in bagno, ha ci cacciato da fuori, ha ci visto che ne rubì, che ti sa andare da fuori, tomba. E tanto è e poi diventa difficile, però vedete come cambiano le cose, però poi ci sono delle cose che non cambieranno mai. Guardate, io mi rivolgo ai genitori che stanno in piazza stasera e ai nonni che perdono ancora più tempo con i nipoti, evitate di dire bugie ai bambini, perché se creature vengono traumatizzate dalle nostre bugie, anche perché noi le diciamo anche quando non dovrebbero essere dette. Ma la prima bugia che dice un genitore quant'è? Quando il bambino inizia a camminare in casa, per paura che si rompa qualche gingillo, per paura che mette i dedi in da presa, noi non spieghiamo e diciamo bugie, e per non farli toccare noi cosa diciamo? Non toccare, eh? Bravo, bravo. E cacca, muori chi guardato mi ci state scemunendo. Io ero bambino, io mi ha toccato la televisione, ma a me mi potevano dire, guarda, non toccare, si può rompere. No, facendo Tommaso, non toccare cacca. Che ci fa con la televisione? A radio, non toccare cacca. A asciugato pelle, non toccare cacca. Che c'è, ma mamma cazzo, ma questa è una casa di merda, ma è un pozzo di carino. Ma un'altra... Un'altra bugia traumatica, sapete quando è? Quando i bambini ti iniziano a fare le domande sul sesso, tu non sai mai cosa rispondere, rimani sconcertato. Specialmente quando fanno come nascono i bambini, molla le bugie sono due, o io cavolo o la cicogna. Ma io il cavolo lo eviterei per le signorine, che questo quando crescono, per non avere bambini, che hanno usato l'anticrittogrammi con verde rame, che hanno usato. Se devi dire una bugia, menziona quella della cicogna. La cicogna, fum 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 fum. Così nella mente del bambino si insinua il fatto che l'uccello c'entra. Ma a me mi ha portato la cicogna, voglio chiamarlo come vuoi tu, ma comunque era un bello uccello. Ma un'altra bugia drammatica, sapete qual è stata? Quando io facevo filone a scuola, come mamma si sapeva, come tornavo a casa, mia mamma diceva, Tommaso, dimmi la verità, non sei andato a scuola? Dice, mamma, sono entrato. Dice, se non è vero, me l'hanno detto. Ma chi te l'hai? A farfallino. Guardate, mi dovete credere, io ho girato per anni in casa, padre, papà, schiatta in faccia, non nulla, diceva, fatti cazzo tu, ma perché parli di me? La domenica non andavo a messa, come tornavo a casa mia mamma dice, Tommaso, dimmi la verità, non sei andato a messa? Dice, mamma, sono entrato, mi sono sentito tutto Pater Nostro, la per Maria, dice, non è vero, me l'hanno detto. E chi te l'hai? A farfallì. E tu cresci questo trama della farfallì. Perché poi ti fai più grande cielo, conosci le prime ragazze che le roba una settimana si spoglia a nuri in la macchina, tu guarda e fa, amo, c'è ti che ne? A vorrei a farfallino. Azza allora che non giusto a farfallino! E chi me li ha spiegato? Sentite, siete proprio abituati a fare un applauso che ne chiama, che proprio a Gerla sarà così, che non è possibile. Io voglio fare una prova, mi consentite una prova? E guardate, io quando dico gli uomini, molte volte qualcuno mi viene meno, perché si perito non sai mai c'è ciappa. Io voglio sentire un applauso solo degli uomini di Acerola. Guarda qua, guarda che superatura diventa l'utora a dire. Gli uomini di Acerola! Benissimo, solo le donne! Guarda qua, no, voglio, ci hanno fatto!
Solo gli uomini! Sempre lo stesso, il ricchione ci sta sempre. Solo le donne! Solo quelle vergini! Ma io mi stiamo facendo preoccupare. È vero che è importante per l'incremento delle nascite, ma che cazzo, ma Coruccio è rimasto o no? Meno male, meno male. Ecco qua, però vedete, vedete un attimo come cambiano le cose, come cambiano, perché le donne sono importantissime, le donne veramente sono importanti. E guardate che noi uomini abbiamo una grossa difficoltà a conquistare una donna del sud, che come si dice, la donna del sud è più riservata, si dice che quella del nord è più facile da conquistare. Poi mi è mai capitato, lo dico agli uomini, un'amica, che se fanno fine settimana al nord, capo nord passo Guarigliano, come arriva a Scaura, a Minturna, visto che è arrivato nord, come ritorna, la prima cosa che ti dice, sai qual è? Cioè, io, ma tu la prossima volta vieni insieme a me, che lo nord si acchiappa proprio facile, e lo sud che è difficile. Allora tu ti organizzi, entri in un locale, dici, ah, sto un po' sud, a un certo punto vado vicino, ah, più brutto che ci sta, a me ne tengo una possibilità. L'altra sera sono entrato in un locale, magari una scigna pelosa, ah, che brutto che c'è stato. C'è ti ciao bella, ma come ti chiami? C'è ti se no lasciami, lasciami. Sono occupata. Occupata. E per forza, tu mi parlucessi come stai convenzionato. Mi dà già tua solo di scarica, tu l'hanno visto. C'è no, no, io ho bisogno di solide garanzie. Udì, ma fosse un finanziamento. A portare vicino un bar, dopo 14 whisky si è ottombriaca, guarda, c'è te ne. Ma tu sei brutto veramente con cuore. C'è ti sa, tu sei un ubriacone, c'è ti sa, raggi pure un ubriacone. Ma a me rimane stufato, ma passa. A te ti rimane per tutta la vita, come sei rovinato, bella. La... E lo faccio fare, visto che è partito, me lo faccio fare. Saluto anche la curva, non me ne ero accorto, di nuovo, ragazzi. Buonasera. La portai in un ristorante in montagna, disse almeno siamo da soli, non mi vede nessuno. Guardate, eravamo da soli, ma acchiappai in un cameriere così cagacci che non si può credere. Io lo chiamai e disse scusatemi, ma io ho ordinato spaghetti ai frutti di mare, ma cazzo sta mangiando frutto, cadino. Cioè disse cretino, cretino, e si ordinava la torta la nonna, che puliva la nonna, tu anche un piatto. Cioè ti hai pure ragione, sa, bravo. A ieri quando mi portate il linguine a puttanesca, sa ordinato un piatto, manca c'è stile, cioè, ma fa, lo voglio proprio perdere. Che poi tu dici la donna, guardate, la donna è un mondo particolare, dove noi uomini poi crediamo di conquistare, ma alla fine è la donna che conquista l'uomo. E noi molte volte non ci innamoriamo nemmeno della bellezza, molte volte siamo colpiti da un particolare, a volte un difetto può piacere, infatti c'è il detto l'amore è cieco, proprio per questo. Io poi vi parlo del mio caso personale, quando ho conosciuto mia moglie all'inizio, la cosa che mi ha colpito subito è stato il seno. Mi dovete credere, non lo teneva proprio. Quando avrei detto mere che la prima volta c'è il signor Romano, scusate, ma quale è un lato innanzi, un lato retro, la moglie era vostra? C'è proprio tutto, ma mo state esagerando. Che mia moglie disse, va bene dottore, ma il seno giusto è quello che entra nelle coppe di champagne. Certo dottore, signora cara, voi avete pure ragione con questi coppi di champagne, ma voi tenete proprio a coppi di champagne. Voi non tenete la prima, tenete a retromarcio con mamma sua. Che poi la cosa che mi ha sempre chiesto, c'è domani, regalami un reggiseno, un reggiseno, cerchiamo, ma con tante cose che ti posso regalare, non capire, una giacca, non cazzone, e a me non la tiene qualcosa, la ci mettere ahi, sto reggiseno, ma che tiene la ci mettere in da sto reggiseno? C'è te sa sì? C'è te tu perché ti accatti in mutante, domani? Mi convinse, scendi in questo negozio per comprare questo reggiseno, e si fa prego, disse signorina mi servirebbe un reggiseno per mia moglie, cioè beh, ditemi la misura, cioè guardate, non tengo proprio idea. Ma fatemi un esempio, non lo so, cioè beh, sono come due angurie, un esocero, signore, prima non c'è le pane, no? Due pesche, no? Due uova, cioè ti bravo signori, due uova, ma fritto però, fritto. Ma mo per farvi capire come mia moglie fino in fondo, l'altro giorno stavamo in un grosso supermercato, mentre porto carrelli per da mia moglie, mentre la cerco, faccio spalla a spalla con, cioè ti chiedo scusa, ho perso mia moglie, c'è disse pure io, c'è dove io, e ditemi vostra moglie com'è, così mentre cerco la mia posso trovare anche la vostra, c'è disse non vi offendete, mia moglie è alta 1,80 m, bionda, occhi azzurri, nupietti che sta manè, poi guardami c'è vostra moglie con me, c'è tu data retta, giovinotto, è meglio che cerchiamo sulla vostra, che poi inevitabilmente, vedete, il rapporto del fidanzamento, se è veramente amore, sfocia nel matrimonio. E oggi fateci caso che chi ci fa da compare, da testimone, sono anche persone giovani. Qualche anno fa, e qua ci sta qualche testimone, o compare, era la persona più anziana della famiglia,
perché era spiegò sposa quella che era fa la prima notte. A mio compare mi ha detto, tu hai tua mamma, raccomando stasera, fissami una subito rintoletta. C'è ti compa, quella è la prima notte, 10 anni di fidanzamento. C'è ti no, e tu stai sbagliando. Tu la sposa la devi fare spantecare. C'è te che significa? Quando avevi rossa rossa che capire la pazzata in capo, gli esci a rintobagna, abbuffato, a pietti paloni. C'è ti, ma siete sicuri? C'è ti se non ti preoccupare. Ma ti rettere in bagno e mi parevano commisti, così. Ma abbuffai tutto quanto. 20 minuti mi pareva che era passato tutto viaggio nostro. Da un calcio nella porta del bagno esco in camera da letto, trovo a mia moglie con lo zuolo tirato fino a casa. Che appena mi vede fa così fa. Ho paura. È la prima volta. Non farmi male. Gli si è buffato a piedi la lunga scelta dove c'è di bella. Non ti preoccupare che sei in mano al latte. Non ti faccio sentire proprio Tonia. Salto sul letto, facciamo l'amore, bacetto, uno si gira una parte, nata si gira un'altra. Dopo un quarto d'ora si c'è Tommaso. E quello è troppo bello, facciamo un'altra volta. Ti sembra piedi palumbo, c'è di. Come vedi lo pronuncio anche a quest'altra evenienza. Salto sul letto e facciamo l'amore, bacetto, uno si gira una parte, un'altra si gira un'altra. Dopo un quarto d'ora si c'è Tommaso. C'è amore, e che se perché la prima volta ti mettiva paura. Facciamo l'amore, bacetto, uno si gira una parte, un'altra si gira un'altra. Dopo un quarto d'ora si c'è Tommaso, c'è Anna Maria. E tu mi hai trovato con combinazione. Che c'è rimasta solo picciavo. Facciamo l'amore, bacetto, uno si gira una parte, un'altra si gira un'altra. Dopo un quarto d'ora è entrato Tommaso, io me ne ci sento lì, non ce la facevo più. Che ti sapeva, stai in bagno, si sta rinfrescando per uscire più tonico. Vai in bagno e non mi trovo. Cioè, sta a basciare la cantina, si sta facendo un bicchiere di vino russo per si mettere in forza. Scena a basciare la cantina e non mi trovo. Quando a un certo punto sente la mia voce, apre la finestra della camera da letto, mi stiva a basciare il giardino, come uno squirtle, appoggiato vicino a una pianta, così. Oi! Oh, yes! Oi, yes! Tu giuro, stavolta stiamo soli a te, Anna Maria non ci sta. Stavo da già fa solo la pipì, a già fa. Ecco, traumatizzo, aspetta. Però noi abbiamo guardato, una, voi donne avete una prerogativa, che noi uomini, quando vi conosciamo all'inizio, voi siete delle sante. Voi assomigliate degli angeli. E voi camminate pure con l'aureola in capo così. Tuc, tuc, tuc. Come vi sposammo, cacciate l'esorcista, curiava la curva così. Tuc, tuc, tuc. Guardate, ma faccio un esempio che vale per tutti, ma chi è sposato mi può capire, ma chi è fidanzato non mi può capire ancora. Però fate tesoro di quello che sto dicendo. Che tu finché sei a casa tua, a mattina ti fai una bella doccia, para per mani, trovi giacca una parte, e camisa nata, a rapuca settere e mutande di casettino. E sempre chi? Mamma ti fa trovare apparato, colore per colore, lunghezza per lunghezza, t'hanno amore che lo cassetto. Come ti sposo? Basta, non pare mi sedia in ben roba, mutande e casettino non si trovano più. Ma che bene, nata la mattina, so picchia e zoppo. Ma tu stesso venendo, è roba mia. Tu e vado vai pure le presse, a rapo cassette, ma quando si fortunato, trovo un casettino blu, uno lì e nata grigio. E può pure apparare in tuo scudo, ma non riesci. Il giorno dopo riapri il cassetto e lo trovo sempre blu, uno lì e nata grigio. Guardatemi, dovete credere, io ho già conosciuto gente che hanno aspettato pure 6 lavatrici per imparare a rubare i casettini, ma sono state cazzo non parare. Ma siccome la ami, non le vuoi dare fastidio, diciamo, mo' Gabriele, sarà un coppia di panna pastina. È capace il 30 dicembre, con fritto, ti metto stendine fuori un barcone, tutto in due sta così io. A giro tutte cose, escono pure i giocattoli per creature, con i casettini dove ci sta. Cioè, beh, sta steso, mo' metto umido, ma almeno mo' metto. Quella non lo trovo. Diceva, poi loro stanno andando alla lavatrice. E non va niente, stamattina mi metto in fuso. Tanto è urlato e buono. Io esco da vespa, caccio per la fuori. Mi uscito direttamente con la vespa. Bene, non lo trovi. Ma tu l'ultima cosa che vorresti fare è quella di svegliare tua moglie dal sonno. Perché già quando torno pomeriggio la trovo tutta nervosa. Figurati, 5 mattina. E mi ha presentato questo cazzettino in mano a perolietta così. Amore. Tricchi, tricchi, tricchi. Che fa? Che tu qua?
mi serve un gazzettino. Cioè, se che è un gazzettino? Cretino! E i gazzettini si mettono a due, e i piedi sono due, e i gazzettini vanno a due. Che fa con un gazzettino su? Cioè, te chi ne abbi? Cioè, gli fa befare il creatura, va bene? Cioè, gli mette il caramello ai. Che si aggira e si addormano da voi. E rimanetto con questo gazzettino in mano a ferro, lì mi pare un drogato così. La guardai e iniziai a ricordarmi tutte le parole d'amore che lei mi aveva detto durante il fidanzamento. Addirittura mi scrisse una lettera. Cioè, Tommaso, ringrazio tuo padre e tua madre per averti fatto, perché facendo te hanno reso felice me. Io guardai con gazzettino in mano così. E Anna Maria, Anna Maria, gli sputassi faccia a mamma e padre, da quando hanno fatto a te una rotto cazzo sulla me, come sta le cose? Però io sono venuto qua anche per darvi sempre qualche altro consiglio. Evitate di vedere la televisione la notte, e lo dico a marito e moglie, compagni e compagni, ma non voglio trasinte cose vostre. Però cercate di evitare di vedere la televisione specialmente dopo mezzanotte, che con tutto il TV privato, con questo digitale terrestre non si capisce più niente. Ci avete fatto caso? Ma dopo mezzanotte e l'una, tutto il TV privato, che te fanno a fare? Solo femmina nura e filmo sì. Io l'altra sera stavo a letto con mia moglie, erano in l'una e mezza, appicciata la televisione, esce una femminona a nura che mi guardava e faceva, ehi tu, capacente moglie armazza, ma tu la conosci a questo? Cioè, ma che cazzo sa? Prima oggi appicciata la televisione. E tu facevi, tele, ma aiuta questo numero di telefono. I film, lo dico agli uomini, non li guardate mai quando state da soli con vostra moglie, che là facevi certi figure e niente che non si può capire. Tu nel film vedi che l'attore tocca la donna con un dito, uno solo, e che le fa, un cadruccio, ma che cazzo tieni da sto telefono? Io per farlo qua a moglie, ma ci aiuta a spezzoni. Ci aiuterà la capata a mocca, ci aiuterà. E poi tu senti che le attrici parlano, dicono tutto. C'è Tamo, e dicimi qualcosa pure tu. Quindi, sì. Amo parla, sì. Ma che resto, sì. L'unica volta che mi parlai, c'è Tamo, spostatene poco, spostatene. A me fa la seconda mano, sotto la soffitta, che si è fatta una chiave, che si è fatta. Ma poi il cibo. Guardate come è determinante il cibo in una famiglia. Che tu finché sei a casa tua, uno sa a te che ti piace, tu privato. Quando ti sposi all'inizio, mo per l'amor di Dio, uno non vuole dare la colpa alla sposa, però avrà studiato, ha lavorato, insomma, manca a te che ti piace veramente. E guardate che vi sto per dire una cosa seria, Ci sta un amico mio sposato da 7 anni, e chissà per 7 anni, tutte le sere quando tornava a casa, trovavo un brodino, 7 anni il brodino. Cari, c'è una moglie, c'è di Anna Maria, ma che cazzo, ma teniamo sciacqua chiù con questo brodino. Cioè, ti sa bene, Gigi, ma il brodino fa bene, ma farà bene prima di io. Io tengo là che cartono, ma in cuore. Fammi una bella pasta e fasulo come la faceva mamma. Chi stasera presto torna a casa, rapa porta, senta addurre la pasta e fagioli. Sassetto, levo i piatti per pure la cotona, fanno mari pure la cotona. Assaggia pasta e fasulo. Anna Maria, scusami, ma che mise da sta pasta e fasulo che a me mi è venuto sto difetto? Faccicino, ho preso i fagioli, ho aperto il barattolo, l'ho messo nella pentola e poi ho telefonato pure a tua mamma una cosa, non mettere a mamma mezzo perché mamma a me sto difetto l'ha fatto niente. Cazzo è messo, da sta cazzo di pasta e fa su. Faccicino, ho preso i fagioli, ho aperto il barattolo, l'ho messo nella pentola e poi ho telefonato un'altra volta a mamma mezzo. Anna Maria, assaggia pure tu la pasta e fa su. Fai se no Gigi, ma fa assaggiare perché Anna Maria. Assaggio la pasta e fa solo, perché se no tronco da capo, prima, da, per, bella. Assa. Anna Maria assaggia pasta e fa solo. Gigi, e tu hai ragione, da Gigi, Anna Maria, cazzo mi sono, da sta cazzo mi pasta e fa solo. Gigi, tu giuro, da non mi sono capito niente. L'ho preso i fagioli, l'ho messo nella pentola e poi ho telefonato una davoto a mamma. Ma che si chiama da signore e ripeto. Una piglia la pelle, l'altra piglia un cuppino e vanno da signore di fronte. Bus, la signora ci fa, ui, buongiorno Gigi, fai su, buongiorno. Guardate, sta grandissima pernacchia, per difetto, non ha fatto niente. La ci fa, io scusate, ma che da mi sento sta pasta e fa su, mannaggia che da tavola, no, no. Signore, buongiorno, ma che mi sento, va bene, ho preso i fagioli, non mi fa ridere pure a me se non ci nasce più. E poi ho telefonato una volta a mamma. Fai questo, signora, cortesemente assaggiate pure voi, sta pasta e fa su.
fasi un signor, ma faccio pegno. Assaggiate la pasta e fasulo, perché sennò io Anna Maria. Parapagapo, fatto, parto. Assaggia. La signora assaggia pasta e fasulo. Scusa, ma che cazzo vada miso? Pasta, pasta, e fasulo. Ma che cazzo, no, 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 no. Signor, buongiorno, la chiesa mi sta bene. L'ho preso il fagiolo, l'ho messo nella penna, da voto, mamma, ma. Ha già fatto per i belli. Calmi, il sero di casa mia, ho fatto mio, ma da tutto il cazzo vuoi, con questa pasta, per fasolo. Signor, paga da misa, basta pasta, per fasolo. No, c'è che te. Signor, buongiorno, la chiesa mi sta bene. Fa chi sa di capire, c'è mi abbascio, vado a salomire. Scena tu Salomino, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tu Salomino fa, ma che ha, famiglia per l'accento, ma che è inutile che fai lo scemo, assaggio pure tu la pasta e fasulo. Tu Salomino assaggia pasta e fasulo, fa. Guarda! Sangue di capì! E che cazzo c'è misi in questa pasta e fasulo? Per forza, signora cara, è venuto questo difetto. E voi la teraputo la scatola, la teraputo o la culo, la teraputo la scatola. È difficile. Abbiamo la possibilità di avere il microfono. Già freddo. Allora, posso chiedere la cortesia? Mi servono quattro uomini. Non mi dicete che ci stanno quattro uomini a cielo. Vi posso chiamare il signore con il giubbino a strisce? Come vi chiamate? Venite qua. Venite qua. Facete fare una figura di merda tutto quanto. Venite qua. Come vi chiamate? Che venite qua? Come? La giacina la cancoppa, ci capite? Eh? Passo davanti alla cassa. Te vengo a chiappare fino a loro che vedi. Vieni con me, vieni con me. Vieni con me. Ma porta pure a... Fallo con me, vieni. 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 Vieni con me, non ha paura, mannaggia quanto cazzo di vero questo da cucina totte. Vieni qua, sai di qua, sai di qua. Ecco qua, è uno. Vieni con me, fammi un compagno, ti voglio bene. Cazzo peso. Perché non puoi? Vai lassù, vai lassù. Ma come sono bellino, guardate qua. Posso mangiare? Io volevo un problema. Mi serve qualcuno più giovane, come ti chiami? Come ti chiami? Non sei viaggero là? È fatto conoscere. Oh madonna, senza le poche condizioni, vedete che non mi conosce manco, figurati se ci conosce, chi si mi chiama proprio manco stasera? Venite con me, venite con me. No, venite con me. Voi siete a Genova, voi siete di Genova. Ma che cazzo ci sta nessuno a Genova per stasera? Tutto quanto fuori paese, tutto fuori a te. Giuseppe Verdi, ti prego. Dai un tocco di notorietà a questa piazza, ti prego. No. Mario Mondi, guardate Mario Mondi, guarda, vieni con me, ma dimmi una tutta i tassi, vieni con me, vieni, yeah, vieni, non sei piacere, ma che cazzo, nessuno sta a casa, che stasera, vieni tutto quanto a fare, ma fosse venuto con me a Napoli, vieni con me, ti prego, vieni con me, vieni con me, come ti chiami? No, non ti preoccupare, guardate la signoretta, no, non te la porta, signore, sono uomo, non sono gay, ma che cazzo, sei una femmina, come facevi? Non puoi camminare, di una papuscia, ci capisci? Vieni con me, vieni con me. Tu da Roma, e vieni che hanno schiaffo modato, vieni con me. Ma veramente non mettete paura? Ma ti capisci che sei l'unico più qua? Venite con me, venite con me. Venite con me. Guardate, decidete di fare una brutta figura che sei, vieni con me. Bravo, vieni con me. Gli altri poi ci stanno ancora. Non stanno aspettando che la tua festa. Allora, venite di qua, passiamo di qua, passate di qua. Venite con me. Ecco qua. A dove sta? Ui, vieni qua. Chi sa perché adesso è perché già sei ottobriaco, si sa che andò per sparare una bottiglia e vieni. Vieni qua. Vieni qua. Puoi venire pure tu? Vieni tu, puoi sta cosa e vieni qua qui. Vieni con me. Scusi a stemia, faccelo cazzo, vieni qua. Ecco qua, bravissimo, vieni qua. Vieni qua.
bravo, vieni. Una a fianco all'altro, una a fianco all'altro. Una a fianco all'altro, così, ecco. Una a fianco all'altro, una a fianco. È semplicissimo, è semplicissimo. Voi dovete fare, aspetta, non avete paura, aspetta, ho capito il combattimento, così. Allora, voi dovete fare e dovete dire tutto quello che faccio e dico io. Quindi è una cosa che faccio prima di, è una cosa semplice. Allora io ti dico, è venuto zio Frank dall'America. Tu mi dici cosa ti ha portato. Allora, che li sta ancora studiando, mo piccio, aspettate, puff, mo stai a ora. Ascolta, guarda a me, come ti chiami? Domenico, guarda a me. Eppure hai un relatore questo, la vita no. Non faccio. Allora, io ti dico, è venuto zio Frank dall'America, tu mi dici cosa ti ha portato. Aspetta! Poi la stessa cosa la dici a lui, tu la dici a lui, tu la dici a lui e tu la dici a me, ok? Benissimo, è venuto zio Frank dall'America. Aspetta, è venuto zio Frank dall'America. Benissimo, un giramento. Non tiene ancora un giramento. Ma c'è una password per trasmettere sta cervella, che non me la vengo, che ha fatto? A chi ha già messo? A chi ha forestata? E dice, è venuto zio Frank dall'America. Dice, è venuto zio Frank dall'America. Bravo, vedi a portare. Un giramento. Un giramento. Vai con benissimo, ma così è sì. E beh, non ti fermare, non ti fermare con il giramento. Bravo, è venuto zio Frank dall'America. Zio Frank dall'America. Che ti ha portato? Oggi ne benissimo, andate a camera con il cialino, camera con il cialino, bravo, bravo. Ha uno zirame che ti ha portato? No! Lo zio è vostro, lui vi deve dire cosa vi ha portato, eh? Non ho fermato con il cialino. Ah, tuo zio? Lì c'è un zio Frank dall'America. A tuo zio dall'America. Fermato! Come ha portato? Vai con il cialino, con il cialino, bravo, con il cialino, bravo, prego. Ha portato zio Frank dall'America, come ha portato? Ti chiama la capata in fronte. Allora immagina la scena, è il mio zio dall'America, io ti incontro, è il zio Frank, tu per curiosità mi domandi cosa ti ha portato, ok? Ma non vi fermate con Ginevra, non vi fermate con Ginevra, è vero che state a Manzura, ma stasera da fare, ecco. Il zio Frank dall'America. Cosa ti ha portato? Un Ginevra. Vai con Ginevra, non vi fermate con Ginevra, benissimo, bravo. È venuto zio Frank dall'America. Cosa ti ha portato? Bravissimo, Martillo, vai. Non lo tiene ancora, dammi il pozzo, vai. Dice, con zio Frank dall'America. Martina. Dai con Martina, vado Martina, voi non tenete ancora, dammi il ripuzzo, tu dici, c'è la prega della mente. Martina. No! Ma che fai, un mago, tu cosa sai, diciamo, dici cosa ti ha portato? Ah, cosa ti ha portato? Martina, ma non ce la vedi, 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 bravo. Cosa ha portato? Un martino. Vieni, una mano ce la vedi, una mano martina, una mano ce la vedi. Cosa ti ha portato? Oh, Martino. Dai, una mano ce la vedi, una mano martina, non lo fermate, non lo fermate, bravo. È venuto zio Frank dall'America. Cosa vi ha portato? A bicicletta, vai. Non la tiene ancora, tieni la mia, se dietro. Andiamo di primo così. Vai, tieni, ce la vita a Martino, ce la vita a Martino, vai. Vai, e dice zio Frank dall'America. È venuto zio Frank dall'America. Zio Frank dall'America. Zio Frank dall'America. Bravo. E che ti ha portato? A bicicletta. A bicicletta. Ma la tiene, ma la tiene, vedi, bravo. È venuto zio Frank dall'America. A bicicletta. No! Devi dire cosa ti ha portato? A bicicletta. Pedalate, 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 bravo. Non la tiene ancora, ferma. Non ti la mia, vedi. Aspetta che mi ha coppa, che ti fa passallare, capito? Non ti fa passallare. Dice, non so, bravo, bravo. Dice, non so, Frank dalla mente. Fermati! Che ti ha portato? A bicicletta! Chiano, chiano, come va pure bene, lo fa bene, chiaro, chiaro. Cosa ti ha portato? A bicicletta! Vedate, c'è avete Martina e bicicletta, c'è avete Martina e bicicletta, non vi fermate, non vi fermate. È venuto zio Frank dall'America! Cosa vi ha portato? L'elicottero, guarda mica, capo così, guarda me, guarda me, guarda mica, capo così, vai. Vai, vai. Cosa vi ha portato? No! E dice, è venuto zio Frank dall'America! È venuto zio Frank dall'America! Vai cagare, vai cagare, aspetta, guardate che casi per il nuovo motore vai, c'è l'inquartiere bicicletta, Enrico, c'è l'inquartiere bicicletta, c'è l'inquartiere bicicletta, vai con la testa, vai con la testa, bravo, così, bravo, bravo. No! È venuto zio Frank dall'America. Io Frank dall'America. Fermati! Che va a portare? L'elicottero, l'elicottero. Ah, l'elicottero. Girami di partire bicicletta, Enrico, c'è l'inquartiere bicicletta. Tieni sempre, c'è venuto Martina e Bicetta, c'è venuto Martina e Bicetta. Zio Frank dall'America. Cosa ti ha portato? Vai da capo, vai da capo, c'è venuto Martina e Bicetta. Non vi fermate, non vi fermate. C'è venuto Martina e Bicetta, è venuto zio Frank dall'America. È venuto zio Frank. Che già va da capata a cantare. Non vi fermate, c'è venuto Martina e Bicetta, è venuto zio Frank dall'America. È venuto zio Frank. No! Mi ha risposto, non vi fermate, c'è venuto Martina. Aspetta, è venuto, aspetta, è venuto zio Frank dall'America. Cosa vi ha portato? Cinque stronzi, ma
Fate un applauso a loro, vi prego. Grazie. Ti ringrazio, anche tu sei molto bravo. Allora, fatemi fare un applauso a voi per il calore con il quale mi avete accolto. È stato per me un onore essere qui stasera. Voglio ringraziare ancora il gruppo Folk, il comitato Festa, ma fatemi ringraziare al Dino Spettacolo di Gianni Pignola che mi ha dato la possibilità di essere qui stasera. Grazie a tutti, grazie. Buon proseguo, grazie. Si prova. Si prova.
che bella cosa e in aiutati su l'aria serena propna tempesta per l'aria fresca l'aragiana festa che bella cosa in aiutati su. La festa d'ore, la lavagnata, da nessuna parte, e per la mente, non ci spagna il canto, luce nell'asta da me. Thank you.
auguri che stasera io faccio al gruppo. È passato un lustro, 10 anni, è passato tanto tempo da quando loro hanno iniziato questa avventura, ma io gli auguro di farne altri 100 in questo modo, perché loro hanno sintetizzato nello striscione che ha alle nostre spalle 3 parole chiave: musica, tradizione e folklore. Tradizione ne abbiamo già parlato, è la nostra storia, ce l'abbiamo nel sangue. Folklore è il nostro modo di rapportarci agli altri con giovialità, con allegria, quello di augurare ogni bene all'altro con tutto il cuore. Musica è il momento più alto di socializzazione. Non funziona niente se non ci sono regole, non funziona niente se non c'è il rispetto delle regole. E questi ragazzi testimoniano benissimo, vivono tutti i giorni provando questo rispetto delle regole. Guardate, ci sono tra loro musicisti bravissimi, ma da soli non potrebbero far nulla. La loro forza è il gruppo, è come se suonasse solo il tricabalacca e non suonassero i piatti o non suonasse il mandolino. Dall'insieme viene la perfezione, viene la cura per il bello, l'attenzione per il bello, l'attenzione per la ricerca del miglioramento possibile. E in buon, in piccolo, essi rappresentano la nostra comunità, un paese che cerca di crescere, che cerca di recuperare rispetto per le regole, che significa anche e soprattutto rispetto per l'altro, per tutti gli altri. Allora, da questo punto di vista, io non mi sento di allungare troppo il mio ragionamento, ma mi sento di dire grazie a loro, grazie per l'impegno, grazie per lo sforzo, complimenti per questo bellissimo vestito nuovo che racchiude anche simbolicamente un po' la nostra storia, la nostra cultura e la nostra tradizione, ma soprattutto devo dire grazie a loro, perché insieme a loro ho vissuto dei momenti bellissimi e insieme a loro abbiamo visto gli occhi luccicare dei nostri concittadini emigrati al nord Italia, soprattutto a San Salvatore Monferrato. Saluto gli amici di San Salvatore Monferrato e per loro chiedo un applauso, c'è una delegazione stasera qui di San Salvatore Monferrato. A San Salvatore Monferrato essi ci hanno fatto sentire orgogliosi di essere agenolesi. Gli occhi brillavano a tutti e in quella piazza dove siamo poi ritornati abbiamo portato il calore della nostra gente e abbiamo ridato un po' di orgoglio a generazioni di nostri concittadini che purtroppo erano costretti a lasciare Agerola per cercare altrove un futuro migliore. Allora, ecco, io rivivo stasera con loro quelle emozioni di quella sera e sono orgoglioso che insieme a loro abbiamo potuto dare un po' di sorriso in più, non solo agli agerolesi ma anche agli abitanti di San Salvatore. Agli abitanti di San Salvatore. E quindi con loro, a loro sono grato. Nell'introduzione si diceva le amministrazioni ci sono state vicine con modesti contributi, purtroppo il momento lo conosciamo tutti, non è dei migliori. Per parte nostra cerchiamo di fare tutto il possibile per dargli una mano e per sostenerli in questo sforzo che prima ancora di divertimento per noi è uno sforzo meritorio di conservazione delle tradizioni e di socializzazione. Io ho suonato in uno dei primissimi gruppi folk di Agerola, tanti tanti anni fa, e ricordo con particolare emozione quei momenti. È bello essere insieme, è bello costruire la comunità cercando di andare d'accordo con gli altri e cercando di avere rispetto per gli altri. Grazie a voi, grazie di tutto quello che fate, dei sacrifici che fate. Agerola tutta vi è grata perché con voi e in voi batte il cuore autentico di questa città, che è un cuore ricco, generoso, affettuoso ed è un cuore pieno di affetto e di amore anche per la proprietà. Concludo consegnandovi due ricordi. Il primo, lo ricordavano già prima,
il gruppo folk di Città di Agerola ha avuto il riconoscimento come gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse nazionale. Questa pergamena, dopo un po' di sforzi, siamo riusciti a recuperarla e io con particolare veramente orgoglio la consegno a Luigi Naclerio, che è un po' l'anima di questo gruppo. Chiaramente abbracciando Luigi ho abbracciato ognuno di loro. La seconda cosa è un diploma di benemerenza che noi abbiamo voluto preparare come amministrazione comunale, perché in questa data, in questa occasione, noi riteniamo di dover lasciare una traccia all'Associazione di Interesse Nazionale Gruppo Folk Città di Agerola per l'alto impegno civico dimostrato nel valorizzare le antiche tradizioni storiche, musicali e culturali di Agerola e per aver trasmesso alle giovani generazioni i valori della fraternità, della socializzazione, del senso di comunità e di attaccamento alla propria terra. Grazie. Grazie. Grazie Luca, va a tutti e noi ti ringraziamo per tutto quello che fai, per... vi ringrazio sindaco. Ovviamente l'emozione questa sera è tantissima, non solo per me ma per tutti i componenti del gruppo. Questo è un traguardo, è un grande traguardo per noi, riuscire a stare insieme e cercare di crescere ogni giorno. Organizzarsi non è semplice. Noi ci vogliamo migliorare giorno dopo giorno. Io devo leggere perché stasera non ce la faccio proprio, lo dico in napoletano per farci capire, ma devo leggere. Però due chiacchiere ve le devo dire perché devo spiegare, ma devo spiegare solo un attimo una cosa. Allora, qualcuno ci ha chiesto perché 27, ovviamente il 27 non è stato possibile ed è quello anche un motivo. Perché il 27 aprile 2013, 10 anni di storia che cominciano nel 2002 e finiscono nel 2012? Perché come diceva il dottor Campano, noi siamo nati col Capodanno agerolese. Non a caso, la prima canzone che abbiamo cantato è il Capodanno agerolese. Ovvero, abbiamo cantato O Sole Mio perché è la canzone del tour 2013. Mentre il Capodanno è stata la nostra prima canzone. Va da sé che noi abbiamo iniziato a novembre, un gruppo è nato, l'associazione è nata a novembre del 2002, non potevamo rubare questa magnifica serata. Va bene che è tardi, ma sicuramente è bella. Ieri sera non è stato possibile perché c'è vento, c'è freddo, c'era anche la nebbia, quindi immaginate rubare questa serata così calda, così bella, farla nel mese di dicembre. Questo è il motivo per cui e per quale ci siamo spostati ad adesso. Inoltre, vabbè, voglio sintetizzare.